Milano a raccontare la 15ª edizione. Presenteremo le famiglie durante il loro rientro alla postazione di partenza. Come di consueto, salvo gli appassionati, si corre contro luce per chi fotografa e anche per chi osserva la prima parte delle esibizioni. E dunque questo mix di musica moderna che il nostro servizio ci ha fatto gustare prima della partenza, adesso vediamo che le famiglie, i partecipanti, fanno retromarcia, le presenteremo quando passeranno davanti al palco. Abbiamo alcune, come si dice in gergo, alcune di due in questa condizione di edizione, fanno il loro esordio a volte alcune formazioni, provengono dal cuore della Sardegna, diciamo verde in questo tipo di manifestazioni, ma tante conoscenti di incontri che si seguono in varie competizioni, ma tutti anche nei paesi di loro dove finora non si è avvicinati a questo tipo di spettacolo acrobatico che affonda nella storia. Attendiamo Pietro per presentare le cose su quest'anno con le partecipanti, ha dato con quella seconda partita più dopo la partita di Catania. Quest'anno abbiamo capannato anche non solo per tutti gli italiani di Santa Maria Crisi, ma non solo per mancare la loro presenza. Mentre abbiamo con le consuetudini le due partite bonnesi e quest'anno le due partite di passata. Un altro giorno per la seconda formazione passata. Possiamo rientrare. Con Piesi e Togali.
Allora, adesso è il turno. Ma infatti...
Stefano Massa, oh, Stefano Massa. Figura formata da subito, velocità non tanto eccelsa, si tiene la figura più importante, un po' di tensione nelle panchine che si arrampica, ma va bene. Franco Lepore in centrale, soprannominato Gigi San per la sua somiglianza col leader degli Stentale. Allora. Ponte volante con unica pecca, diciamolo, posso dirlo perché non devo votare, non influenzerò i giudici, la velocità la stava. Palle, doppia fune, si tiene purtroppo un tentativo riuscito all'inizio. Naturalmente il maggiore laterale in piedi con un piccolo sbandamento, si riprende la paglia, si tiene oltre la linea di chiusura. Oh, un ponte, propongono il ponte. Questo ragazzo di Monferrato che poi è un Cagliaripasso. E riescono a formare questo ponte volante. Persi a Voda nel 2005, Trilli a Piesi nel 2005 e anche lo centrale girato. Una piccola variazione nel programma anche per loro. Ricordiamo che Andrea Deia, il protagonista della caduta nella vicenda precedente, è numero della fune, una bella velocità, un'ottima compostezza.
e mi spreco ancora di più perché è una pariglia di single, dunque attenzione, tutti e tre sono single, mi hanno chiesto di... Una figura che loro chiamano piramide volante. I vari enti territoriali che contribuiscono in varia misura alla riuscita della manifestazione, dunque la provincia di Nuoro, il BIM, il consorzio del bacino idrifero Monte, Marrascraniti, Bar Contromano, Villara Mura, Fulvio Tori, Piscina Alluminio, Lotto Emanuela, Movimento Terra, la già ricordata Bottega del Maniscalco, l'azienda Sodesu Commercio Carni, Studio Chiron di Maria Grazia Marongiu che si occupa di mutui e prestiti personali, Alessandro Marongiu Favesito, Lai Umberto, Verde Pubblico e Privato, e il nuovo mensile La Sardegna Enigmistica, del quale una coppia verrà data in omaggio a tutti i partecipanti, tutti i pariglianti. Si rientra con Stefano Vacca, questa volta diamo il giusto cognome, Stefano Vacca, Ubaldo Soddu Tiziano Mazzoni, Battara con Francesco Falqui e i fratelli. Fonni con Antonio Qualbu, Michele Nonne e Michele Coccollone, Dolianova con Antonio Locci, Franco Lepori, Luca Zudas, Alberto Vargiu, Oristano, Leiene, Sergio Ledda, Tore Montigi, Bernardino Ecca, con un ponte ben tenuto. Un bel numero da parte della Pariglia Lodese. Si coglie l'attenzione dei neofiti sui loro volti, ma li vedremo in altri. Sì, in centrale girato con un scampato pericolo. Verticale volante per le Iene, la Pariglia di Oristano. Scorso ricordiamo un bel doppio ponte, compare tra l'altro nel manifesto. Ricordiamo che la prima volta che si conoscono, possiamo dire così, perché è stato un prestito dell'ultima ora per le... Sinergica Piercarlo Luciano, Cagliaritano puro sangue dalla parlata inconfondibile che si è avvicinato con gli altri due compagni d'avventura. Centrale, verticale. Filippo, pensate. Tre su tre con Redding in bocca. Un ottimo ponte, compostissimo questa figura di Gian Mario Bassu, Bastiano Meloni e Gianni Meloni, primi a Bonorva. Borgali con questo ponte volante.
controluce per chi fotografa e anche per chi osserva la prima parte delle esibizioni. E dunque questo mix di musica moderna che il nostro servizio ci ha fatto gustare prima della partenza, adesso vediamo che le famiglie, i partecipanti, fanno retromarcia, le presenteremo quando passeremo davanti al palco. Abbiamo alcune, come si dice in gergo, alcune new age di questa condizione di emissione, fanno il loro esordio a volte alcune formazioni, provengono da zone della Sardegna, diciamo vergini per questo tipo di manifestazioni, ma tante conoscenti di quelle che ci seguono in varie competizioni, sono tutti anche nei paesi di luogo dove finora non si è riusciti avvicinati a questo tipo di spettacolo acrobatico che affonda nella storia. Attendiamo per presentare le storie su quest'anno, come si fa a fare, adesso con quella seconda famiglia di Europa, quest'anno abbiamo abbandonato anche la sua presenza per tutti gli italiani di Santa Maria Crisi, che hanno fatto mancare il loro presentato. Attendiamo da un taglio con questa
quindicesima edizione. Presenteremo le famiglie durante il loro rientro alla postazione di partenza. Come di consueto, salvo gli appassionati, si corre contro luce per chi fotografa e anche per chi osserva la prima parte delle esibizioni. E dunque questo mix di musica moderna che il nostro servizio ci ha fatto gustare prima della partenza, adesso vediamo come le famiglie, i partecipanti fanno retromarcia, le presenteremo quando passeremo davanti al palco. Abbiamo alcune, come si dice in gergo, alcune new age in questa quindicesima edizione, fanno il loro esordio a volte alcune formazioni. Provengono dal cuore della Sardegna, diciamo vergini per questo tipo di manifestazioni, ma tante conoscenti di incontri che ci seguono in qualche competizione, ma tutti anche nei paesi di loro dove finora non si è avvicinati a questo tipo di spettacolo acrobatico che affonda nella storia. Attendiamo per presentare le storie su questa cosa che fa adesso con quella seconda partita più Europa per tutte. Quest'anno abbiamo abbandonato anche la solo presenza per tutti gli italiani di Santa Maria Crisi, che hanno fatto mancare la loro presenza, mentre abbiamo con le consuetudini le due partite con me e quest'anno le due partite di passata. Possiamo rientrare. Thank you.
possiamo rientrare. Velocità non tanto eccelsa, si tiene la figura più riportanti, un po' di tensione nelle panchine che si arrampica, ma va bene. Franco Lepori in centrale, soprannominato Gigi San per la sua somiglianza col leader degli Stentale. Ponte volante, ponte volante con unica pecca, diciamolo, posso dirlo perché non devo votare, non influenzerò i giudici, la velocità la c'era. Palle, doppia fune, si tiene purtroppo un tentativo riuscito all'inizio. Naturalmente il maggiore batterà in piedi con un piccolo sbandamento, si riprende la paglia, si tiene oltre la linea di chiusura. Oh, un ponte, propongono il ponte. Questo ragazzo di Monferrato che poi è un Cagliaripasso, e riescono a formare questo ponte volante. Persi a Voda nel 2005, Trilli a Piesi nel 2005 e anche lo centrale girato. Una piccola variazione nel programma anche per loro. Ricordiamo che Andrea De Via, il protagonista della caduta nella vicenda precedente, è numero della fune, una bella velocità, un'ottima compostezza, e mi spreco ancora di più perché è una pariglia di single, dunque attenzione, tutti e tre sono single, mi hanno chiesto di... Una figura che loro chiamano piramide volante. Varie. Vedremo i numeri che... La prima volta a Roma per Valqui e i fratelli Regaglia. Parliamo insieme da alcuni anni e partecipano puntualmente da 4 anni alla scena che si chiede a passare. La verticale. Ben tenuta lungo la parte centrale del percorso.
è un po' imbrogliato. Siamo con un centrale girato, ben prima del segnale dato per la via del numero. Il centrale girato, con le uffici, tra gli altri due, con sicurezza viene recuperato. Corre Montici, 26 anni che è con la doppia verticale con qualche difficoltà, è una pallina questa che privilegia i numeri composti, anche i numeri attivo e cavaliere a tre cavalli, una doppia verticale per partita. Sì.